calorie. Un video molto breve che però voglio sia chiaro. È inutile stare a impazzire dietro a 30, 40, 50 calorie in più o in meno, perché comunque qualsiasi calcolo voi farete con le app di macro, micro, nutrienti, tutto quello che vi pare, sarà sicuramente arrotondato, sarà sicuramente leggermente sballato, perché non potete sapere esattamente quanto grassa sia la carne, non potete sapere esattamente quanto olio abbiano messo nell'impasto di qualsiasi cosa. Quindi ragazzi, non vi preoccupate. E in più, molto spesso le etichette, le tabelle nutrizionali mentono, ok? A volte in certe cose ci sono più calorie del dovuto o ce ne sono meno, può funzionare anche al contrario. Quindi ragazzi, per favore non fissate la vostra vita sulle cose piccoline, sui dettagli, cioè sulle 2372 calorie che devo mangiare. Sono 2003-2004, datevi sempre un range e ricordatevi che non si dimagrisce o non si ingrassa in un giorno, ma si dimagrisce o ingrassa in un bel lasso di tempo. Quindi in realtà, più che basarvi sulle calorie giornaliere, basatevi su quelle settimanali, che poi diventeranno quelle mensili e annuali. È da lì che si creerà il dimagrimento o l'ingrassare. È molto semplice: se dovete stare sulle 2000 calorie, facciamo a caso, il lunedì siete stati sulle 2002, bene, 200 calorie in più, cazzo come faccio? Martedì ne mangiate 1800 e tutto si tranquillizza. Se poi sono 1876 e sono 2100 e quello che vi pare, ragazzi, non cambia niente nelle piccolezze, ok? In realtà scientificamente potrebbe cambiare, ma è impossibile calcolare tutto alla perfezione. Quindi arrotondate, datevi un range giornaliero su cui potete circa stare. Se lo sforate, recuperate negli altri giorni senza farvi venire ansia, eccetera. Detto questo, ragazzi, spero il concetto sia stato chiaro, perché vorrei che si capisse questo, soprattutto perché molti impazziscono dietro al millesimo e poi magari si ritrovano con lo stesso fisico, perché a impazzire dietro i dettagli non seguono esattamente come vanno fatte le cose. E quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima.